Ben ritrovati in questo nuovo video. Mi sono masticato tre quarti delle parole. Oggi non c'è molto da parlare, l'avrete visto dal titolo. I primi scontri diretti, perché a parte la sfida con la SPAL, che vi sintetizzerò alla grande, andiamo a giocare con Napoli e Inter. Non sono la Juve, ok, che sono sulla carta di una, è la Juve di un altro pianeta, però sono due signore squadre del campionato di Serie A che fino a prova contraria dobbiamo battere per sperare di arrivare in Europa League e magari anche in Champions. Poi la Juve penseremo un po' più in là, perché vedete, fino a dicembre non la incontriamo. Quindi concentriamoci su queste due big, che big lo sono, e cerchiamo di fare bene. Prima partita sotto la pioggia, bando alle ciance, pensiamo adesso a fare il risultato. Siamo a San Paolo, anche se è stadio Olympic qua, vabbè, ok, amen, chi se ne frega. Napoli-Fiorentina, partiamo sinceramente svantaggiati soprattutto in trasferta, ma non c'è problema, abbiamo avuto un inizio di campionato onesto, lo definirei onesto, senza grandi spunti, ma molto molto onesto. Cerchiamo di non fare passi falsi, perché comunque non abbiamo ancora perso. Cheat, Sì, Federicone! Mi pare che sia il primo gol in questa serie per Federico Chiesa. Praticamente la prima azione che abbiamo avuto al 14esimo. 13 minuti di assedio Napoli, non granché pericolosi, però andiamo di là. Gran sterzata e via di tiro a giro sul sinistro. Bello, bello. Niente da dire, primo gol in Serie A, infatti, era proprio lui. Federicone ci porta sul 1-0. Rimaniamo in difensiva perché questi se no ce ne fanno 5, ho questo timore qua. Intanto però ci siamo messi lì l'1-0. Via, 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 recupero del secondo tempo. Avevo un po' paura per questa azione perché mi sembrava pericolosa. Sono veramente... Oh, madonna, che legnata gli hai tirato a un metro. La Fonte è incazzato. Siamo veramente dentro il videogioco, tanto che sono concentrato per questa partita. Dalla di là, ottimo. Adesso se qualcuno salisse da questa parte, va bene, c'è di nuovo lui. Tieni qua, allora. Diamo il crossettino matto in mezzo. Va bene, buono, angolo, angolo. Vediamo se ce lo fa fare prima della fine del primo tempo. Sì, direi proprio di sì. Crossetto sul primo palo matto. Ancora angolo. Ah, ok, non è ancora finita allora. Siamo lì, un po' più in centro mi servirebbe. Questo è perfetto. Mamma mia la paratina. Mamma mia la paratina. E questo non ci arriva. E penso che il primo tempo finirà qui. Sì, infatti, finisce qui il primo tempo. Sofferto, ma comunque in vantaggio. E loro non hanno avuto enormi occasioni. Sono concentratissimo oggi per questa partita. 1-0 Fiorentina. Occasione d'oro per Miraias. E c'è il gol. Oddio, non me l'aspettavo proprio. Questo è veramente brutto come gol, eh. Miraias mette lì, lo mette lì all'angolino col tiro a giro rottissimo di quest'anno. Rimpallo, contrasto che non ho capito come mi è rimasta la palla, e là nell'angolino, mamma, mamma mia, 2-0, e allora adesso sinceramente non ci resta che difendere questo vantaggio. Siamo già in difensiva da prima, rimaniamoci, e abbiamo comunque fatto due bei gol, La presa l'altro, perché parlo, che adesso ci rimontano sicuro. Non voglio neanche rivederlo sul replay. Era 3 metri in vantaggio il mio giocatore. Non l'ha presa. Non l'ha presa. Calleon mette la zampa e ci segna l'1-2. Partita completamente riaperta. L'ho detto un minuto fa che dobbiamo solo difendere il vantaggio. Via, portala via. Portala più lontano possibile. Via da lì, dai. Che se anche la perdiamo qua non succede niente. E si sono disuniti loro. Guarda che forse... No, perché vi siete dati dentro, mongoloidi? Dai, potevamo quasi quasi fare il terzo. No, adesso se... brutta questa, l'85esimo, meno male non c'è nessuno in area, ma occhio comunque ai cross, prendila Purtier. Calma, giriamola, facciamoli correre a vuoto, non abbiamo nessun tipo di fretta. Hanno scelto il possesso palla della propria metà campo per difendere questo risultato fino alla fine. No, dai. Mertens,
Mertens, Cristo, dai, un bellissimo primo tempo rovinato così. E adesso quando cazzo mai glielo facciamo il terzo? Quando mai, guarda che passaggi. Altro pareggio, ci ha preso un po' la pareggita, qua sopra 2-0, male. Squadra giovane, ci sta qualche calo di concentrazione, alla fine la partita equilibrata, come vedete il pareggio tutto sommato ci può anche stare, un tempo a testa in pratica abbiamo fatto, però non sono contento a questo punto perché sopra 2-0 bisognava chiudere la partita. Seconda partita del trittico di oggi, al Franchi, signori, in casa con le squadre delle riserve, perché dopo si gioca infrasettimanale contro l'Inter, come avete visto prima nel calendario, e quindi non sarà facilissimo perché sì, ok, la SPAL è quello che è, però anche le nostre riserve sono quello che sono, quindi capite benissimo il discorso, è una partita difficile ma da vincere assolutamente dopo troppi pareggi, che non sono sconfitte per l'amor del cielo, quindi più di tanto non ci si può lamentare, però non sono neanche vittorie. E quindi avete capito la conclusione, dobbiamo vincere delle partite. Mannaggia, all'altissimo, let's go. Bello, bello il risultato del contatto. Sempre Saponara che con questa fantastica pelata e questa esultanza che ho fatto pure prima, se non sbaglio, fatto sta che siamo 1-0. Bella palla qui di Gerson, che mi chiede di giocare spesso titolare nella squadra di titolari, però essendo in prestito mi fa un po' peccato, no? Sfruttare tanto un giocatore che poi l'anno prossimo non c'è, anche se effettivamente è un giovane di talento, no? Il golletto. Certo, il portiere poteva fare qualcosa in più, ma il golletto su punizione, signori. Tira, però, che voglio rivederlo bene. Che ha combinato il portiere? Una mezza minchiata. Però 2-0, signori. Tanta roba. Cioè, oh, guarda. Ma guarda che mi viene da pensare che sia fatta apposta questa cosa. Siamo riusciti a prendere gol pure dalla spalla nel secondo tempo. Mamma mia, vediamo se riusciamo a farci rimontare anche questa volta. Dio santo, non sono venuti su una volta nel primo tempo. Una volta. E ovviamente arrivano su, tac, e la riaprono. 2-1. Oh là. Tutti a casa. Doppietta dovrebbe essere di Esserich, non lo so, di lui comunque. E no, invece è Sirutero. Ok, quindi praticamente ha segnato tutto il mio tridente d'attacco. No, non è vero, perché ha segnato Saponara prima, giusto? Vero, allora mi ricontraddico per la terza volta in una frase. E 3-1, e stavolta direi che l'abbiamo chiusa, dai. E finisce qui, signori, questa volta sì, ce la siamo portata a casa. Tre punti che danno sia morale che classifica, sono tre punti molto importanti. Adesso secondo scontro diretto e terza partita di oggi contro l'Inter, di nuovo con i titolari, ovviamente. Olè, terza partita, tra l'altro tutti e due scontri diretti, di nuovo, cioè tutti e due in trasferta, vabbè. Siamo a Milano qua, partita in trasferta, io rimetterei difensivo che per il primo tempo aveva portato bene con il Napoli. Hanno le nostre stesse partite questi dell'Inter e hanno un punto in più di noi, quindi capite che questa vittoria qui, non facciamo stronzate per l'amor di Dio, vorrebbe dire sorpasso in classifica e posto in Champions, gol. Che culo, raga, che culo, non sprechiamo sti culi qua che non succedono molto spesso, non sprechiamoli. Beh, no, perché è così lunga? Era bellissima. Sì, che è ancora più bella però. Palo, dai, palo, no, palo è brutto palo, così proprio, no, alto, basso, ti avevo detto di farlo, mamma mia cosa succede, signore me lo fischi, ci poteva anche stare, però ci siamo fatti vedere lì di Andanovic, ok, loro hanno preso una traversa, noi un palo, uno pari, palo al centro, si ricomincia. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. No, dai, no, sul primo palo. Non prendere gol lì. L'avevo vista male. Ho sbagliato il movimento io col difensore. E giustamente ho preso gol. Però, se mi tirava sul secondo palo, dove di fatto avevo fatto la scivolata, guardate lì, eccolo là. Lì ho sbagliato, dove si è girato dall'altra parte. Qui la font, diciamo, rivedibile. Sono diventato scurissimo nel frattempo perché è andato via il sole.
come scurissima è diventata la nostra partita, perché col Napoli stiamo veramente dominando il primo tempo. Qui non è che stiamo soffrendo di brutto, però non abbiamo trovato grandi spazi oltre a quel palo mezzo miracoloso. Tipo, se arrivi su questa palla, ok. Non mi ha selezionato il giocatore. Chi ha segnato poi, tra l'altro? Chi è quel pelatone lì? Non mi ha segnato il... Non mi ha preso il giocatore. 2-0. Borcone. Valerone. Gol dell'ex, oltretutto. Di testa, Bocca Valero, vabbè. Non mi ha silenziato il giocatore. Non mi ha preso quello lì per premere il cerchio e spazzare via la palla. Dio, 2-0 sotto. Sinceramente mi sembra esagerato per quello che sta dicendo il campo, eh. No, sbagliare sti controlli, dai però, no, così no, così non mi piace, eh. Ehi, non esageriamo, non esageriamo col punire, cosa stavo per fare lì, cosa stavo per sbagliare. Non esageriamo con queste cose, questo, cioè, scusatemi, mi ha falciato da dietro, mi pare che perlomeno un cartellino te lo puoi anche prendere, Se vuoi buttarlo fuori, guarda, esatto, guarda, esatto, non sono così in disaccordo. Ok, abbiamo... 20 minuti, qualcosina in meno. Siamo in 10. Sono in 10. Noi siamo ovviamente a uomini pieni, se così si suol dire. E qua dovevo tirare. Guarda che sfiga. Oh, però, mamma mia, perché non ho tirato? Non lo so. Palla buona per Riccardi. No, niente. E vabbè, 10 contro 11, abbiamo pure preso il terzo. Vabbè, questa evidentemente non voleva essere vinta. Gran gol di Cardi, per l'amor di Dio. 3-0 mi sembra largamente esagerato per questa partita. Perdiamo la nostra prima in campionato e perdiamo il treno della Champions League. Momentaneamente, ovviamente, sono passate 5 partite. E presto, ancora un po' zoppicanti, abbiamo portato a casa una vittoria, un pareggio e una sconfitta oggi. Non mi ritengo ancora molto soddisfatto di questa fiore. Per questo episodio è tutto, allora ragazzi, sono tornato, eccomi qua, quasi di un colorito decente. Ripeto, non sono contentissimo, la nostra classifica ci trova sesti a pari merito con l'Udinese per motivi astrusi. Faremo di meglio, pian piano faremo di meglio, non vi preoccupate. Spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani, anzi forse dopo, con un nuovo video. Bella!